Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. Disastro Valanghivo colposo. Questa è l'accusa mossa dagli avvocati del comune di Farindola che hanno denunciato Regione Abruzzo per la mancata attuazione del piano valanghe e della carta di localizzazione probabile delle valanghe. Sentiamo Paolo Renzetti. Gli avvocati del comune di Farindola, quasi 4 mesi dalla tragedia dell'hotel Rigopiano, passano al contrattacco con una denuncia presentata presso la Procura della Repubblica del Tribunale dell'Aquila per denunciare la Regione Abruzzo per, si sostiene, chiare responsabilità sul disastro del 18 gennaio scorso in relazione al mancato possesso e utilizzo, come previsto dalla legge 47 del 1992, della CLPV, ovvero della carta di localizzazione probabile delle valanghe. Che se adottata avrebbe potuto prevedere, sempre secondo i legali del comune farindolese, la tragedia che ha causato 29 vittime. Chiesto dai legali anche il sequestro di tutte le mail presenti sui server della Regione Abruzzo sulla questione valanghe. Noi abbiamo denunciato alla Procura della Repubblica dell'Aquila la mancata attuazione di una legge regionale specifica, che è la legge regionale 47 del 1992, quindi una legge inattuata dal 1992, che prevedeva la realizzazione della CLPV, che sarebbe la carta di localizzazione dei pericoli da valanga, che avrebbe permesso certamente, una volta realizzata, quindi realizzata dalla Protezione Civile regionale, approvata dalla Giunta e notificata a tutti i comuni interessati, l'attuazione di strumenti specifici da parte dei comuni per evitare qualsiasi tipo di evento in zone valanghive. L'unica carta che è stata realizzata è una carta storica delle valanga, che non è una carta precettiva, ma è semplicemente una individuazione di tutti gli eventi che si sono verificati negli ultimi 60 anni in Abruzzo, e in questa carta non c'è la zona di Rigopiano, perché a Rigopiano negli ultimi 60 anni non c'è stata nessuna valanga. Noi abbiamo avuto sin dall'inizio il mandato da parte del sindaco Lacchetta, anche prima che lui venisse indagato formalmente, di accertare quali erano effettivamente le cause della valanga, cioè accertare la verità, perché anche la comunità di Farindola doveva comprendere qual era la verità. Ecco, per questo motivo noi abbiamo fatto sin dall'inizio tutta un'attività tecnica attraverso i nostri consulenti che ha permesso di effettuare tutti questi accertamenti, anche con richieste di atti alla regione, agli organi competenti regionali. La nostra tesi è che se ci fosse stato questo ottimo strumento preventivo, la valanga sul Rigopiano non avrebbe fatto vittime. Questo è un dato certo, scientificamente provato. È questo che stiamo dimostrando attraverso i nostri tecnici, perché come avete visto abbiamo dimostrato, i nostri tecnici hanno effettuato una porzione, un'ipotesi quindi nostra di carta di localizzazione dei pericoli da valanga, e l'avete visto nelle slide che abbiamo proiettato, da cui risulta che proprio effettuando questi accertamenti tecnici attraverso l'analisi dell'ortofoto, quindi dalle foto dall'alto eccetera, che c'era il pericolo di valanghe a Rigopiano se soltanto fosse stata realizzata la carta che noi abbiamo realizzato, i nostri tecnici hanno realizzato in pochi giorni. E il 28 maggio prossimo, su richiesta dei legali del comune di Farindola, del sindaco Ilario Lacchetta e del tecnico comunale Enrico Colangeli, sarà ascoltato Sabatino Belmaggio, dirigente del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile, alla presenza del PM Andrea Papalia nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Pescara sul disastro dell'hotel Rigopiano. Andiamo avanti con il nostro giornale, adesso ci spostiamo a Teramo. Le associazioni Arcoconsumatori e Liberi Cittadini 5 Stelle chiedono l'immediato non utilizzo della sorgente d'acqua nei pressi dei laboratori del Gran Sasso. Intanto le analisi effettuate dall'Università di Padova confermano che l'acqua del Ruzzo è sempre stata potabile e gli esperti ribadiscono che non esiste alcun rischio di radioattività. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli.
E alla fine sono arrivati anche i risultati dell'Università di Padova sull'acqua del Gran Sasso. Potabile e buona sempre, anche nei giorni sospetti. Fine dell'incubo dunque per la popolazione, che dovrebbe essere più che mai certa che non c'è stato alcun pericolo per la salute pubblica. Ora però si apre una nuova fase di riflessione sulla necessaria messa in sicurezza delle canne autostradali e dei laboratori di fisica nucleare adiacenti ad alcuni punti di captazione idrica della montagna. Su questo tema si mobilitano le associazioni Arco Consumatori di Teramo e Liberi Cittadini 5 Stelle che, anche senza giustificazione scientifica, chiedono un'indagine epidemiologica per verificare se mai ci fosse stato un aumento di patologie tumorali legate all'inquinamento e l'immediato non utilizzo da parte del gestore Ruzzoreti della sorgente nei pressi dei laboratori. Noi chiediamo assolutamente che non in maniera temporanea ma in maniera definitiva non venga usata quella sorgente che nasce dall'interno del laboratorio, questo lo diciamo da tempo, e quindi veda, si rinunci in modo definitivo, perché può succedere che adesso poi passata questa buriana, no, dopo un mese, due mesi, venga riattivata. Ora, per noi è impossibile che possa essere messa in sicurezza e quella può rappresentare per mille motivi, d'accordo, sempre un pericolo costante. Per quanto riguarda poi il ventilato rischio di radioattività nell'acqua, sempre legato alla prossimità dei laboratori con le sorgenti d'acqua del Gran Sasso, gli esperti escludono ogni tipo di contagio, spiegando e razionalizzando il problema. Ma c'è stato mai un pericolo vero che la nostra acqua del Gran Sasso fosse radioattiva? Forse all'epoca di Chernobyl, che ha interessato tutta l'Europa. Io non credo assolutamente, ma non è a me che deve essere posta questa domanda, ma all'ARTA che segue le misure di radioattività ambientale e che non hanno mai rilevato nessun tasso di radioattività. Anche perché vorrei spiegare, comunicare una cosa molto importante, che gli esperimenti che si tengono nel laboratorio del Gran Sasso, perché sono fatti con 1400 metri di roccia sopra, ma di roccia poi quella del Gran Sasso e non dolomitica. Perché? Perché proprio devono assicurare assenza di radiazioni esterne, cioè radiazione cosmica zero. Dovrebbe, e questo io lo chiedo come cittadino, dovrebbe il responsabile dei laboratori tranquillizzare tutti i cittadini su questo argomento. Chiedere la messa in sicurezza della sorgente del Gran Sasso sarà dunque una priorità da parte delle istituzioni competenti, così come quella di vincere la diffidenza dei consumatori che rischiano di essere strumentalizzati. Ed ora ci occupiamo dell'ospedale di Chieti, ancora polemiche sul project financing per la ristrutturazione dell'ospedale. Le opposizioni, in particolare Forza Italia, continuano a criticare il project financing di Maltauro, che dicono viene osteggiato anche da diversi capi dipartimento del clinicizzato teatino. Sentiamo il servizio. Da parte delle opposizioni, quella contro il project financing per il nuovo ospedale di Chieti sta assumendo i contorni di una crociata. Sia il Movimento 5 Stelle che Forza Italia, infatti, insistono sulla inefficacia e sugli errori contenuti nelle carte della Maltauro, che ha presentato alla Regione il progetto di finanza. I grillini con Sara Marcozzi sottolineano come il RUP e l'ANAC abbiano già sollevato dubbi sul progetto, bocciature a cui si aggiunge, continua il capogruppo dei 5 Stelle, quella dell'esperto nominato dalla ASL, la professoressa Veronica Vecchi, direttore della formazione executive del MISB dell'Università Bocconi di Milano. La Marcozzi in una nota sottolinea come siano stati persi 3 anni di tempo, ponendo l'accento sull'arroganza del governo regionale, sordo alle criticità evidenziate. Forza Italia, con Mauro Febbo, attacca invece portando in primo piano il parere negativo al project dei capi dipartimento dell'ospedale clinicizzato di Colle dell'Ara. Per gli azzurri il nuovo ospedale non tiene conto delle reali esigenze di pazienti ed operatori sanitari. Ben 12 responsabili UOC, cioè unità complessa, quindi capi dipartimento, sono intervenuti ridicolizzando il progetto in termini sanitari, in termini di costi economici e finanziari, in termini di costo
servizi in termini proprio di ingegneria sanitaria. Questo è un progetto che è stato fatto, credo, forse pensando ad altro, non tenendo conto di quelle che sono la reale situazione dell'ospedale di Chieti. Per esempio, sono sbagliati i posti letto, anziché 498 ne mettono a conto, non tengono conto che ne sono 404, per cui chiedono cifre superiori a quelle che dovrebbero chiedere. C'è il servizio di radiologia che oggi costa 2,2 milioni, loro sparano 7,7 milioni, quindi insomma ci sono relazioni che veramente gridano vendetta. Io mi auguro che a questo punto ci si fermi con 3 anni di ritardo e si dica va bene, accantoniamo questa sceneggiata. Adesso andiamo all'Aquila, il Movimento 5 Stelle attacca il sindaco uscente Massimo Cialente, clima caldo in vista delle prossime amministrative. Vediamo il servizio della redazione aquilana. Sapere che il sindaco dell'Aquila, responsabile della ricostruzione, non ha pagato per 5 anni i lavori di casa propria e che solo dopo la pubblicazione, quando sono diventata pubblica le indagini, ha cominciato a pagare a 300 euro al mese, per cui finirà di pagare questi lavori nel 2022, credo che sia un dato politico che la gente deve conoscere. Il Movimento 5 Stelle entra nel vivo della campagna elettorale lanciando bordate al sindaco Massimo Cialente. Fausto Corti e Antonio Perrotti, candidati, e la senatrice pentastellata Enza Blundo tornano infatti sulla vicenda delle intercettazioni telefoniche ambientali, con protagonista anche il sindaco dell'Aquila, nell'ambito dell'inchiesta per induzione indebita che si è conclusa con una sentenza di non luogo a procedere per Cialente. Nonostante ciò, i pentastellati sostengono che queste intercettazioni, pur se non hanno rilevanza penale, gettano ombra sull'operato della giunta di centrosinistra. Riferendosi ad articoli di stampa, si chiedono perché mai il sindaco ha avuto un trattamento di favore per lavori in casa sua da 20.000 euro da parte della Edilfrair, visto che solo dopo 5 anni ha cominciato a pagare rate da 300 euro. Il sindaco ha poi affermato di sapere che 6 consiglieri comunali sono al soldo della grande distribuzione. Perché non dice chi sono, recandosi in primis alla procura? La domanda al vetriolo a questo punto del Movimento 5 Stelle. La senatrice Enza Blundo ritiene dunque imprescindibile che diventi operativa la commissione d'inchiesta parlamentare sulla ricostruzione post-sismica dell'Aquila. Tuttavia una ricostruzione così pilotata e così gestita male non vede a tutt'oggi l'attivazione della commissione d'inchiesta. Di una commissione d'inchiesta che è stata deliberata completamente, è stata già fatta la richiesta dei componenti, e ancora non abbiamo la convocazione da parte del presidente Grasso. E a stretto giro è arrivata la risposta del sindaco Massimo Cialente rispetto alle accuse dei 5 Stelle, sindaco che ha liquidato tutto come fake news mostrando le carte. Sentiamo ancora Filippo Tronca. Non si fa attendere la replica amareggiata e a tratti ironica del sindaco dell'Aquila Massimo Cialente alle bordate del Movimento 5 Stelle. Fondata, assicura il sindaco, non solo su un'inchiesta archiviata che mi ha visto uscire pulito ed estraneo, ma anche su vero e proprio fake news. Non è semplicemente vero, infatti, assicura Cialente, che sto pagando i lavori di casa mia a rate di favore da 300 euro e mostra le fatture dei pagamenti da 1.300 euro, non 300, come detto dai pentastellati, e di cui ne sono state pagate già ben 14. E fa riflettere, in calza Cialente in particolare, che una senatrice che ricopre il ruolo che fu di Benedetto Croce, in riferimento a Enza Blundo, si presta iniziative politiche fondate su articoli di stampa, a loro volta fondati su bufale. Siamo a livelli, a mio avviso, mafiosi di consicari noti in questa città. E adesso non c'era alcun bisogno, no, di attaccare me, non sono neanche candidato, su una vicenda che mi ha visto prosciolto, su un'indagine stranissima. E adesso esce questa cosa, su un errore di un giornale addirittura viene ventilata l'ipotesi per errore. Io sto pagando 1.300 euro al mese, molto faticoso, in 18 rate come avevo concordato allora. E ho quasi finito, grazie a Dio, mi mancano ancora 4 faticosissimi mesi, e la cosa che mi dispiace è che una senatrice importante in Italia,
Io credo dopo Benedetto Croce siano pochi altri senatori che hanno onorato Roma, qual è la serietà di un'interrogazione parlamentare per una stata indotta in un errore. Venga tratto in inganno perché viene riportato per sbaglio anziché 1300 per un, forse un errore di battitura, è una cosa grave per l'istituzione. Bisogna dunque chiedersi chi e perché ha fatto uscire fuori intercettazioni di un'inchiesta archiviata nel bel mezzo di una campagna elettorale, conclude Cialente. La questione è un'altra. Si vota fra 26 giorni, 25, appuntamento importantissimo. Il centro-sinistra porta avanti e rinnova un grande progetto. La destra non ha elementi e la destra e i movimenti tipo 5 Stelle, non avendo niente, si stanno attaccando a niente. Andiamo avanti ancora, ma lasciamo la politica e cambiamo argomento per spostarci e tornare di nuovo a Chieti. Grazie ad un progetto di reinserimento lavorativo sono stati i detenuti uomini del carcere Teatino ad ampliare la sezione femminile. Oggi c'è stata l'inaugurazione. Vediamo. Il nostro capo del dipartimento crede molto nel lavoro di Cassamende, che è il lavoro di migliorare le condizioni dei carceri col lavoro dei detenuti, ma questo è possibile solo se chi li sorveglia e chi fa la selezione, cioè l'area educativa e l'area della polizia penitenziaria, riescano a lavorare bene. Nuovi spazi per migliorare la vita delle detenute. Al carcere di Madonna del Freddo a Chieti sono stati completati i lavori di ampliamento della sezione femminile, lavori che hanno impiegato manodopera interna, cioè sono stati gli stessi detenuti con il proprio lavoro a completare l'adeguamento. Al taglio del nastro ha partecipato anche il sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia Federica Chiavaroli, tornata nel carcere di Chieti dopo averlo visitato qualche mese fa. E quindi è un progetto che ha arrecato almeno due benefici. Uno è quello di migliorare le condizioni di vita in carcere delle donne, l'altro è quello di migliorare la qualificazione professionale degli uomini attraverso questa attività lavorativa. Quindi questo certamente è un esempio positivo, è un bel progetto. Tutte le attività che si fanno in carcere volte alla rieducazione e al reinserimento lavorativo dei detenuti sono attività che incidono positivamente sulla sicurezza delle comunità, perché queste sono tutte attività volte a recuperare queste persone e a toglierle dalla delinquenza, e grazie a questo lavoro le nostre comunità possono essere più sicure. Il sindaco di Lanciano Mario Pupillo ha ordinato la sospensione delle attività didattiche delle scuole che si trovano nelle zone interessate dallo stop all'erogazione dell'acqua da parte della SASI dalle ore 7 di domani 17 di maggio alle ore 8 di giovedì 18 maggio. Questa è la decisione da parte dell'amministrazione comunale. Andiamo avanti, conferenza stampa questa mattina a Pescara per il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Mario Mazzocca, che ha illustrato il documento di adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti. Sta continuando il percorso ai fini dell'approvazione del nuovo piano di gestione dei rifiuti, un piano che al contrario del passato non prevede ricorso all'incenerimento ma persegue il tema dell'economia circolare e quindi del classico trinomio uso, riciclo e riuso, e quindi il tema dell'economia circolare, l'abbandono, noi ci spieghiamo, definitivo dell'economia lineare. Questo piano servirà anche ai fini della dimostrazione della non necessarietà sia dal punto di vista tecnico che economico che funzionale di un impianto di incenerimento qui in Abruzzo. La gestione è sempre più sostenibile comunque al di là di tutto. Sì, beh, devo dire che i dati negli ultimi due anni, grazie anche all'attività che abbiamo messo in campo, che è una anticipazione delle previsioni del nuovo piano di gestione dei rifiuti, si stanno realizzando centri di riuso, piattaforme ecologiche, centri di raccolto per circa 36 milioni di euro finanziati nel corso degli ultimi anni, dal 2015 in poi dalla Regione Abruzzo. E
fatto che chiaramente ha inciso favorevolmente sulla riduzione progressiva della quantità dei rifiuti, incidendo beneficamente anche sul tema della raccolta differenziata. Non è un caso che a ottobre scorso siamo stati premiati a Napoli come la regione che nell'ambito del centro-sud ha realizzato delle performance migliori. Si è aperta oggi al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano la tre giorni del settimo congresso nazionale dell'SLP CISL. Per il sindacato è stata l'opportunità di ribadire un secco no al processo di privatizzazione che sta interessando Poste Italiane, che andrebbe, dicono, a pregiudicare posti di lavoro e qualità dei servizi ai cittadini. Andrea Costantini. Gian Attasio, il momento del rinnovo dei quadri del sindacato delle Poste è un momento anche di confronto sul tema principale che riguarda appunto Poste Italiane, la privatizzazione. Voi oggi ribadite il no verso questa procedura, verso quest'altra tranche di privatizzazione. Sì, noi lo ribadiamo soprattutto per i cittadini e per i clienti cittadini. Poste Italiane è la più grande azienda di questo paese, che però fornisce dei servizi ai cittadini. Quindi va bene un po' di privatizzazione per renderla più moderna, più al passo coi tempi, ma non possiamo negare che quasi tutti i servizi di Poste Italiane sono per il cittadino, e il cittadino deve essere per forza protetto da un management, da una proprietà che è dello Stato. Come è noto, la CISL Poste è contraria, il mondo sindacale è contrario a questa privatizzazione, che se dovesse arrivare cambierebbe il volto dell'azienda per come l'abbiamo conosciuta: meno uffici, meno servizi, meno socialità, e a questo noi diciamo un netto no. Ci preoccupa anche per la tenuta dell'occupazione: nessun azionista privato manterrebbe l'azienda come la conosciamo con i livelli occupazionali attuali. Ci sono delle proposte che fate o farete al governo? Parte nostra è che l'azienda sia mantenuta in mano pubblica e che i lavoratori possono partecipare alla vita dell'azienda attraverso un modello duale in cui ci sia una vera partecipazione e una vera democrazia economica all'interno dell'azienda, la più grande azienda di servizi italiana. Oltre a questo, mi permetto di dire, un altro argomento forte che ci sarà è prettamente dei lavoratori, ed è un contratto nazionale non rinnovato dall'azienda da 3 anni, ed è la seconda battaglia che questo congresso porterà avanti con un'azienda sorda alle esigenze e legittimamente ai lavoratori che hanno portato, come tutti i cittadini possono vedere, Poste Italiane dal timbro e la ceralacca al computer e all'app. Andiamo avanti ancora, restiamo a parlare in qualche maniera dei temi finanziari collegati alle banche. L'assemblea dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Castiglione, Messer Raimondo e Pianella, ha approvato il bilancio 2016 dell'istituto di credito e ha votato l'adesione ad ICREA come capogruppo. Il servizio è della redazione di Vestina News. Direttore della Banca di Credito Cooperativo di Castiglione, Messer Raimondo e Pianella, Simone Di Giampaolo. Questo è il primo bilancio della Banca di Credito Cooperativo dopo la fusione con la BCC di Teramo. Anche il 2016 è stato un anno impegnativo e difficile, proprio sia perché la Banca di Credito Cooperativo ha affrontato l'importante operazione di incorporazione della BCC di Teramo, sia perché l'economia locale continua a risentire di una forte crisi. La fusione con Teramo non è stata una limitazione, ma è stata comunque un'operazione epocale per la storia della nostra banca. Il bilancio 2016 ha conseguito comunque ottimi e importanti risultati. Prima di tutto è arrivato il patrimonio ad un 65 milioni di euro, e questo corrisponde a un indice patrimoniale del 18%. I 2 milioni di utile netto hanno lasciato spazio a accantonamenti per 13 milioni. Infatti l'utile lordo era di 15 milioni, 13 li abbiamo destinati ad accantonamenti per il rischio di credito, rafforzando le coperture sia sulle sofferenze, abbiamo portato le
coperture dal 52, che già era importantissimo, al 58%. Abbiamo rafforzato le coperture sulle inadempienze fino al 27% e per la prima volta abbiamo coperto anche i crediti scaduti, pari al 10%. Un punto importante, come dicevamo, è il rinnovo di queste cariche. Come ho detto, purtroppo in questo momento ci sta una fase di transizione che è data sia dalla riforma del credito cooperativo, sia che quest'anno abbiamo avuto questa fusione per integrazione della BCC di Teramo, quindi abbiamo ritenuto mantenere gli organi che ci sono per poter far sì che in questo triennio si possa preparare una nuova generazione di soci e poter entrare nel consiglio di amministrazione. Ed ora la cultura con il Maggio Fest a Teramo. È stato illustrato il libro Vicino e Visibile. Si tratta di una raccolta di poesie realizzata dalla scrittrice Daniela Attanasio. Il servizio. È stato presentato Vicino e Visibile, l'ultimo libro di poesie di Daniela Attanasio per Edizioni Aragno nella Biblioteca Provinciale Melchiorre Delfico. Il libro è un interessantissimo percorso interiore sulla visibilità e surreale, sulle volgarità del mondo in qualche modo, ed è stato molto recensito, in particolare Galaverri sul Corriere della Sera ne ha parlato come una delle più interessanti sillogi poetiche degli ultimi anni. È un libro diviso in sei sezioni, in sei capitoli, ognuno di questi capitoli tratta, potrei dire, un tema oppure meglio forse un'idea di poesia. E credo che il dato appunto più evidente è che forse lo fa distaccare un po' dalle raccolte precedenti sia questa aderenza alla realtà osservata con un occhio, ritengo, attento, ma anche disposto appunto a spostarsi poi a trovare altre soluzioni di suono e di significato. Continua la nostra sezione libri ed è con I tormenti del giovane Kilgren, di Daniele Kilgren, per Edizioni Ricerche e Redazioni, presso la sala polifunzionale della provincia. Ci sarà una presentazione di Paola Di Felice e poi di Giovanna Frastalli, naturalmente sarà presente l'autore, e la lettura di alcuni brani del libro sarà a cura di Vincenzo Macedone. E con questo appuntamento si chiude la parentesi dedicata ai libri del Maggio Fest, per poi svilupparsi successivamente con un omaggio a Pannella e con una serata, o anzi un pomeriggio illustrato, con l'orchestra del Saltarello. Ora apriamo la pagina sportiva, iniziamo dal calcio di Serie A. Nel pomeriggio ripresa degli allenamenti per il Pescara in vista del posticipo di lunedì sera contro il Palermo in quella che sarà l'ultima gara casalinga stagionale per il Delfino. Dopodomani a Pescina i biancazzurri disputeranno un'amichevole contro l'Unicusano Fondi, squadra di Lega Pro. Intanto continua a far discutere la scelta dei giocatori del Pescara di scusarsi coi tifosi per la pessima stagione alla fine della scorsa partita contro il Bologna. Andiamo ad ascoltare il capitano del Pescara, Ledian Memusciai. Ci tenevamo a chiedere scusa per questa annata disastrosa, perché abbiamo fatto malissimo, e ci tenevamo a chiedere scusa a tutto il popolo pescarese, a tutti i tifosi che seguono il Pescara. Ledian, c'è qualcosa che si può salvare in questo campionato? È difficile, secondo te? C'è poco da salvare, poco. C'è da ripartire un nuovo anno cercando di salire di nuovo immediatamente. E guardando quello che sta facendo il Crotone c'è ancora più rammarico, perché crediamo che questa squadra, lo ha detto anche Zeman, il Pescara non è inferiore al Crotone. Ma sicuramente, ora coi se e coi ma non si va avanti, però già dall'inizio ci sono stati tanti sbagli da parte di tutti, soprattutto da noi che scendiamo in campo. E penso che quest'anno ci serva da lezione per il futuro. Hai parlato di futuro, l'ultima prima di lasciarti ai colleghi, tu hai il contratto, come d'altronde anche Alessandro Bruno, però diceva Bruno i contratti spesso lasciano il tempo che trovano. Tu saresti convinto di ripartire il prossimo anno nel Pescara in Serie B? Ha detto bene Bruno, i contratti ci sono, ma a volte è come se non ci fossero.
È inutile parlarne ora, quelle sono decisioni che poi si decidono con la società, con l'allenatore, è inutile dire io di qua, io di là, io rimango a vita, io vado via, perché non serve, ci sono tante cose che dipendono per il futuro, se uno va bene all'allenatore, se va bene alla società, se va bene all'ambiente, ci sono tanti fattori, quindi è inutile ora parlare dei giocatori che rimangono, giocatori che vanno via. Io ho un contratto, sto bene a Pescara, sono sempre stato bene, l'ho detto anche settimana scorsa, quindi vale lo stesso quello che ho detto settimana scorsa. Ora la Lega Pro con il Teramo che domenica inizia il cammino nei play-out con la trasferta di Lumezzane e Biancorossi che da oggi pomeriggio tornano a lavorare allo stadio Bonolis. Vediamo il servizio. 5 giorni prima di gara 1 contro il Lumezzane. 5 giorni che separano il Teramo dal primo dei due grandi appuntamenti di questa stagione. Ne avrebbe fatto volentieri a meno il diavolo di questo spareggio. Ma si sa, il calcio è così. Se si sbaglia, si paga sempre e in maniera salata. E da allora Ugolotti ha utilizzato queste due settimane per cercare di ritrovare quella compattezza che è stato già fattore fondamentale per guadagnarsi la griglia migliore. Ora però serve l'ultimo sforzo. Mancano 180 minuti tra Salerno e Bonolis, nei due stadi che aprirono campionato e gironi di ritorno. Strano destino, perché Biancorossi è capitata proprio la formazione che, niente meno a fine agosto, diede il via alla lunga sofferenza in campionato. Quella che pochi giorni prima di fine anno regalò un'altra delusione al pubblico del Bonolis, con un pari a tempo scaduto. Ed è inutile pensare a quanto oggi quei due punti avrebbero fatto la differenza. D'altronde con i Lombardi il Teramo quest'anno non ha mai vinto, ha segnato solo un gol e ne ha subiti tre. Sembrerebbe una bestia nera dunque il Lumezzane, eppure qualcosa di diverso domenica ci sarà rispetto alla stagione regolare, oltre che a qualche pedina diversa. Ci sarà un allenatore differente a sedersi sulla panchina del diavolo, già perché le due gare di campionato con il Lumezzane le ha giocate sempre con Lamberto Zauli al timone. Ora no, basterà? Difficile dirlo con certezza, il Teramo deve provarci sia in trasferta che in casa, non ha possibilità perché ne ha già sprecate in quantità industriali. Da oggi ritrova il suo stadio per gli allenamenti, quello stadio che il 28 maggio spera di non essere un fattore determinante, perché vorrà dire che il più è già stato fatto nella gara di andata. Con il servizio di Jacopo Forcella si chiude qui la prima edizione del TG6, i prossimi appuntamenti sono alle ore 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.